Buonasera, nuova edizione di Report. Milano si riprende sul finale in una giornata dove lo Yemen, le tensioni geopolitiche soprattutto, sono state il fattore che ha portato al ribasso le borse, come potete vedere, ma si è arrivati a perdere anche 2 punti percentuali a Milano nel corso della seduta, si chiude a 22.900. Questo è l'andamento dello spread, non ci sono stati grossi movimenti, si resta sulla soglia dei 112 punti base, 1,34, una giornata ottima per il collocamento del BTP indicizzato all'inflazione. Tutta l'Europa scende, anche se in misura inferiore, a parte Londra, rispetto a quello che si è osservato sulla piazza milanese. Tra i temi del giorno, Pininfarina che precisa che è arrivata solo una manifestazione di interesse dagli indiani di Mahindra. Seconda giornata e la sesta edizione del Salone del Risparmio all'Università Bocconi di Milano. Lombardo lancia l'appello al governo, industria del risparmio sia obiettivo di politica economica. Chi fa più riforme coglie l'occasione meglio e cresce di più. Queste le parole di Mario Draghi durante un'audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato. Sulla riforma popolari da BCE è arrivato l'ok. Sale la tensione nell'area dei paesi del Golfo. La coalizione di stati guidati dall'Arabia Saudita ha lanciato raid aerei contro i ribelli sciiti nello Yemen. Ricadute pesanti sui mercati, petrolio e oro in netto rialzo. Altra seduta debole per Wall Street, in scia l'andamento negativo delle borse europee, calano ancora le richieste di sussidi settimanali, euro-dollaro risale a 1,09. Mattinata in altalena in borsa per Pininfarina che conferma Mahindra ha manifestato un interesse, allo stato attuale però non esistono accordi vincolanti di qualsiasi natura. Buonasera Riccardo Ambrosetti, presidente di Ambrosetti Asset Management SIN. Buonasera a voi. Buonasera Sergio Pigoli, Pigoli Consulenza. Buonasera a voi. Grazie per averci raggiunto, ci aiuterete a commentare le notizie di questo telegiornale, di questa serata, e partiamo come nella giornata di ieri dal Salone del Risparmio, la sesta edizione che durante il corso della nostra diretta avete visto entrare con i grandi protagonisti di questa manifestazione, i grandi top manager, e i dirigenti, soprattutto i massimi esponenti del risparmio gestito. Quest'oggi, ieri il messaggio di Padoan che è arrivato da questa manifestazione, dall'apertura della manifestazione: devono essere inclini a rischiare di più da questo momento i risparmiatori. Quest'oggi Giordano Lombardo, che è il presidente di Assogestioni, ha chiesto che il risparmio gestito diventi un settore strategico anche per la politica economica del governo. Iole Saggese in diretta con noi dall'Università Bocconi, buonasera Iole, ci racconta tutto. Buonasera, buonasera Dario. State vedendo le immagini, conclusione di questa seconda giornata qui al Salone del Risparmio, la manifestazione come ricordavi è stata organizzata da Assogestioni, l'associazione delle società del risparmio gestito, una seconda giornata che è stata un po' il cuore delle analisi, dei commenti degli operatori il giorno dopo che le istituzioni sono intervenute, che come dicevi il ministro Piercarlo Padoan ha chiesto davvero che il risparmio possa essere convogliato verso forme un po' più a rischio e soprattutto che il risparmio acquisisca la sua dignità di sostegno, di pilastro dell'economia. Un momento, quello del salone, che ha visto ancora tanta euforia, arriva dopo che l'industria del risparmio ha segnato tanti record in termini di patrimonio, quasi 1.700 miliardi, in termini di raccolta 130 miliardi. Gli operatori dell'industria del risparmio in questo momento si chiedono quanto questo possa durare, soprattutto cosa può fare l'industria per poter crescere ancora nel 2015. Noi siamo in compagnia di Armando Escalone, amministratore delegato di Finanze Futuro. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera, grazie a lei. Come sarà il 2015 per l'industria del risparmio? La vera sfida si gioca in termini di prodotto, in termini di distribuzione, su quali basi? Sì, l'anno in corso sarà molto buono come sono stati gli anni precedenti. I primi 3 mesi stanno consolidando questa mia convinzione. Abbiamo avuto proprio ieri i dati di Assoreti sui primi 2 mesi dell'anno che segnano un altro record per quanto riguarda la raccolta netta. Va molto bene anche la raccolta gestita.
credo che questa sia la risposta che noi stiamo avendo da un'industria che nel corso degli anni scorsi si è ristrutturata, si è organizzata, ha elevato moltissimo il livello di professionalità dei propri operatori e stiamo conseguendo la giusta risposta da parte dei risparmiatori. Un buon sostegno all'industria del risparmio, Dario, è arrivato soprattutto dal buon andamento del mercato, il quantitative easing e il piano di acquisti di Mario Draghi, con il conseguente abbassamento dei rendimenti, ha spinto molti risparmiatori a orientarsi ad acquistare fondi comuni di investimento. Quanto il momento di mercato potrà ancora supportare l'industria del risparmio? Quanto durerà questo buon momento di mercato, Scalona? Allora, io credo che noi dovremmo abituarci ad avere dei momenti di volatilità, come ad esempio sta accadendo in questi giorni, ma il trend è un trend che nel medio e lungo periodo continuerà ad essere positivo. Guardiamo solamente i prossimi 2 anni, io sono convinto che noi avremo ancora un trend positivo per i prossimi 2 anni e questo sarà l'effetto del quantitative easing, quindi di una immissione importante di liquidità, di una grande propensione al risparmio che c'è, degli aiuti delle aziende che grazie anche a questa attività economica della Banca Centrale Europea si ribalterà sull'attività dell'economia reale e quindi bassa inflazione. Io credo che ancora per un paio d'anni al momento noi potremmo avere questa situazione dei mercati. Il vero rischio per i mercati, per il ritorno consistente della volatilità, potrebbe essere rappresentato dall'instabilità politica, quindi dalle diverse tensioni. A questo è stato dedicato il convegno organizzato dal nostro canale televisivo e sentite alcuni dei due relatori del convegno che cosa ci hanno detto a proposito di quelle che potrebbero essere le tensioni, Luca Pierazzi e il professor Germano Dottori dell'Università Luis Guido Carli di Roma. E anche la Tunisia hanno un'importanza maggiore di altri fronti, non fosse altro che per il fatto che attraverso la Tunisia e la Tripolitania passano 2 gasdotti di fondamentale importanza per l'alimentazione della nostra economia. Quindi non è difficile prevedere che il nostro paese si interessi sempre di più e sia disponibile anche a investire degli asset militari nella stabilizzazione di questa zona. Gli investimenti che sono orientati verso paesi coinvolti direttamente in vicende di terrorismo, di guerra, eccetera, nei focolai di guerra accesi in giro per il mondo, gli investimenti verso quelle aree sono veramente molto bassi. Quello che conta è l'effetto che quegli eventi hanno sui mercati sui quali si investe, attraverso principalmente le commodity, il prezzo delle commodity, piuttosto che per il fatto di innalzare i rischi sistemici. Il vero rischio potrebbe essere dunque rappresentato dalle tensioni geopolitiche. O i mercati potrebbero non reagire anche al rischio geopolitico, secondo lei, visto il buon andamento? Visto che il mercato non vuol sentir nulla se non crescere ancora. No, io credo che i rischi geopolitici siano una minaccia reale, ma abbiano un limitato periodo di tempo in cui i mercati possono in qualche modo subirne l'effetto. E questo fa parte di quella volatilità di cui dicevo, ma sono convinto che nel medio lungo periodo quella spinta forte che arriva dalla grande emissione di liquidità, dalla crescita delle aziende, dalla crescita dell'economia possa invece essere il fattore dominante. Ovviamente attenzione, prudenza, le regole sono sempre le stesse, diversificazione e scelta acculata di quello che è l'asset in funzione dei bisogni che si hanno. Grazie Armando Scalona, amministratore delegato di Finanza e Futuro, e noi ritorneremo qui ancora domani in diretta per tutto il giorno per offrirmi i commenti, le voci che arrivano dal Salone del Risparmio dall'Università Bocconi di Milano. Vi aspetto. Ciao, io alla domani quindi. Eccoci, rientriamo in studio, quindi a domani tutti i protagonisti a partire da domani mattina durante il nostro TG della mattina, quindi Caffè Affari. Giro anche a voi la domanda rapidamente, Salone del Risparmio, Ambrosetti, secondo lei qual è la sfida del risparmio gestito per i prossimi mesi? Certamente la finestra macroeconomica è positiva, come ama chiamarla il ministro Padoan, bisogna rischiare un po' di più? Ma io credo che la sfida che sta arrivando sul risparmio gestito, in particolare gestito a livello domestico italiano, sia quella di costruire soluzioni di investimento
che siano più vicine alle vere esigenze della media degli investitori. Cioè, sto dicendo in parole forse più semplici, che la logica di benchmarking che ha contraddistinto 20 anni di storia dell'asset management italiano va un po' a scadere. È stata fortunata perché abbiamo avuto 20 anni di obbligazioni che hanno premiato e via dicendo. Quindi per me la sfida è trovare del know-how per costruire dei prodotti che siano un po' più sofisticati di quelli che generalmente oggi vengono collocati. Pigoli? No, la sfida vera è riuscire a dialogare con le controparti, con gli investitori, facendo capire che anche se lo scenario è molto positivo, i rischi sono sempre alla portata. E quindi è vero che non ci sono grandi alternative di investimento, è vero che tutti spingono per andare verso una porzione maggiore di equity, c'è anche da dire che veniamo da diversi anni di mercati positivi e le valutazioni non sono poi così a buon mercato come erano tempo fa. Intanto quest'oggi, a proposito di, diciamo, finestre macroeconomiche positive, è intervenuto il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi in Parlamento in audizione. Tra le tante cose che ha riportato, prima di tutto ha letto un documento di Banca Italia secondo cui il quantitative easing potrebbe portare al 2016 un punto percentuale in più di PIL per l'Italia, ma questo è un rapporto di Banca d'Italia che lui ha semplicemente riportato, non sono stime della Banca Centrale Europea. E poi invece ha sottolineato come, a dispetto di quello che si legge e si possa pensare, il quantitative easing, secondo Draghi, crea un ambiente favorevole per innescare le riforme e non il contrario. In questo contesto le misure di politica monetaria della BCE che ho appena descritto rafforzano il processo di riforma, stimolano la domanda complessiva, rendono quindi più favorevoli le condizioni del mercato del credito e la possibilità di riallocazione delle risorse del lavoro in primo luogo, contrariamente invece a quanti dicono che la politica monetaria intrapresa dalla BCE rimuove gli stimoli dei governi ad attuare le riforme strutturali. Noi abbiamo un punto di vista esattamente opposto. La politica monetaria della BCE crea delle condizioni economiche migliori che favoriscono le riforme strutturali che sono molto più difficili da intraprendersi in periodi di bassa o di bassa congiuntura, addirittura di recessione. Allora, a proposito di riforme strutturali, dato che il dato è uscito una decina di minuti fa, in Italia il Jobs Act è stato reso esecutivo a partire dal 7 di marzo, il ministro Poletti qualche istante fa ha riportato le stime degli ultimi due mesi di contratti di tipo indeterminato, a tempo indeterminato, che sono stati stipulati, il ministro stesso ha riferito che a gennaio i contratti sono stati il 32,5% in più rispetto al 2014 per i giovani tra i 15 e i 29 anni, la variazione tendenziale è pari al 43,1%, a febbraio scorso l'aumento percentuale è stato del 38,5% per i giovani del 41,4%, vedete anche graficamente quali sono le stime, il premier Matteo Renzi li ha definiti dei numeri sorprendenti durante il corso del pomeriggio durante una visita al Ministero delle Infrastrutture. Vi chiedo rapidamente se siete d'accordo che il quantitative easing crei, diciamo, un ambiente che è favorevole alle riforme e invece non ne rallenti l'urgenza, secondo quanto, diciamo, si dice. Quantitative easing sicuramente è un'iniezione di benzina importante e fondamentale in questa fase di mercato dove si fa fatica a ritrovare dei consumi significativi che spingano una crescita che è necessaria in Europa. Però c'è il rischio di effetto doping, cioè c'è il rischio che alcune manovre un po' pesanti da sopportare magari per chi è governato vengano ritardate o non completate. Questo sarebbe veramente grave. Speriamo che ciò non accada. Vi faccio ascoltare un altro passaggio di Mario Draghi che è relativo alle partite ai crediti cosiddetti deteriorati. Sappiamo che in Italia uno stock è intorno ai 185 miliardi complessivamente, quindi è certamente un tema di cui tra l'altro si discute da settimane. Lo stesso Mario Draghi che durante l'audizione alla Camera ha sottolineato come veda con favore qualsiasi genere di iniziativa che possa far emergere i crediti deteriorati dal sistema bancario e liberare delle risorse. Condizione indispensabile perché i capitali possano affluire alle imprese è quello di avere un settore bancario sano, in grado di espandere il credito. Questo significa che i prestiti deteriorati debbono emergere rapidamente nei bilanci degli intermediari e che vengano attuate soluzioni
misure per una rapida soluzione del problema. Questo processo è già iniziato con la nostra operazione che dicevo, di cui dicevo prima, con la nostra operazione di scrutinio delle 120 banche più grandi dell'area dell'euro. Quindi in generale la BCE guarda con molto favore a iniziative tese a ridurre il peso delle partite deteriorate nei bilanci delle banche, tra cui quelle italiane. Un'iniziativa del genere libera risorse soprattutto a beneficio delle imprese. Pigoli, è d'accordo che questa creazione della Bad Bank di cui si discute da settimane possa essere la leva per far ripartire in maniera ancora più massiccia di quanto non possa fare il quantitative easing il credito per le imprese, ma soprattutto alleggerire i bilanci bancari? Allora, che questo possa essere un beneficio per le banche è fuori di dubbio. Ci sono una serie di domande che vengono quasi automatiche. Primo lato è capire se poi effettivamente le banche, avendo dei bilanci puliti, una volta puliti, siano veramente disposte a erogare credito. E quindi se la domanda di credito sia effettivamente lì, perché molto dipende anche dalle aziende, no? Cioè, negli ultimi due anni c'è stata tutta una serie di provvedimenti che la BCE ha preso per finanziare, per dare quattrini alle banche e finanziare poi le imprese, che non hanno avuto poi tutto il successo numerico che ci si aspettava. Quindi la domanda è: pulite le banche, c'è effettivamente una domanda di credito latente che possa essere soddisfatta? E l'altra domanda, che è il domandone dei domandoni, ma alla fine chi è che paga poi? Quando si portano via dai bilanci delle banche dei crediti si spera non andati, che, si spera che qualcuno, i titoli riacquisiscano del valore. Ho capito, ma ci sono molti casi noti di vicende che non, dove la possibilità di prendere valore è zero, di società già fallite se non vicino a quel punto. Quindi chi paga queste differenze? Punto di domanda, questo è un interrogativo a cui si risponderà probabilmente in seguito. L'ipotesi della Bad Bank è certamente calda, ma al momento, diciamo, di fase esecutiva non se ne vede nemmeno l'ombra. Una sostanziale approvazione invece è arrivata sempre da Mario Draghi sulla conversione del decreto di due giorni fa, all'inizio settimana, sulle banche popolari, in un documento della Banca Centrale Europea datato 25 marzo si critica però senza mezzi termini la tempistica con cui è stata chiesta una consultazione alla Banca Centrale Europea, che dice non solo la BCE non è stata consultata prima dell'adozione del provvedimento, ma la presentazione della richiesta di parere è stata immotivatamente differita. Quindi bene la riforma delle popolari, un po' meno la tempistica con cui l'esecutivo ha informato Francoforte di questa valutazione, soprattutto del provvedimento. Intanto il nostro Ministero dell'Economia può festeggiare, perché quest'oggi è stato collocato un BTP indicizzato all'inflazione a 10 anni con un rendimento pari a zero. Possiamo vedere il cartello, il Tesoro appunto ha collocato 979 milioni di BTP indicizzati allo zero dall'1,43% del 28 ottobre 2014, quindi di fatto 5 mesi fa, tra l'altro con un'ottima copertura. Chiedo a lei, Ambrosetti, rapidamente, è molto poco 0% o sbaglio, nonostante l'indicizzazione all'inflazione, ma soprattutto nonostante l'1,43% di 5 mesi fa? Questo è l'effetto quantitative easing anche, certo, per il nostro paese? Certo, perché tutti parlano dell'effetto quantitative easing nel senso di far ripartire l'economia. Dobbiamo anche ricordarci che stati molto indebitati, fra i quali brilla l'Italia, pagare dei rendimenti agli investitori pari a zero è un po' diverso che pagare 5-6-7% qualche anno fa, e questo è un modo per abbattere buona parte del debito pubblico. Questo dobbiamo ricordare, è sicuramente la strategia della Banca Centrale Europea ed è sicuramente di successo. Poveri risparmiatori, questo sì. Ne parlavamo in avvio dal Salone del Risparmio, perché il nostro canale, l'avrete visto, ha dedicato un approfondimento al rischio geopolitico, come questo si riverbera e si riflette sulle borse mondiali. Abbiamo anche già testato quest'oggi come ci sia stato un riflesso negativo. Wall Street è la quarta seduta consecutiva di ribasso, l'Arabia Saudita nella notte ha dispiegato 100 caccia, 150.000 soldati e unità navali nell'operazione militare contro i miliziani Houthi nello Yemen. Il dispiegamento saudita ha consentito, secondo ultime fonti, di prendere il controllo dello spazio aereo yemenita. La prima reazione in borsa è stato di un rialzo già nella notte di diversi punti percentuali del petrolio, un vero e proprio rally. Silvia Berzoni da New York ci spiega anche quali sono le considerazioni che si stanno facendo a Wall Street, anche perché l'appoggio, l'endorsement dell'amministrazione Obama all'Arabia Saudita in questo attacco allo Yemen è stato abbastanza chiaro, netto. Silvia, buonasera.
Buonasera Dario, non ci sarà alcun intervento militare da parte degli Stati Uniti, ma come anticipavi gli Stati Uniti si affiancano e supportano l'Arabia Saudita con alcuni aiuti di tipo logistico e soprattutto di intelligence. Ancora quest'oggi il segretario di Stato John Kerry ha avuto una conferenza telefonica con i ministri degli esteri del Consiglio di Cooperazione del Golfo, ovvero le principali petromonarchie che supportano l'Arabia Saudita nell'attacco ad eccezione dell'Oman. Proprio in queste ore si parla appunto dell'attacco che verrà sferrato via terra sia da parte di Arabia Saudita, sia Saudita che da parte dell'esercito egiziano. Sono tante, tantissime però le incognite, innanzitutto di un paese che è dilaniato da diversi poteri che cercano di prenderne influenza. Ci sono gli sciiti naturalmente, ma anche le forze chediste e i miliziani ovviamente dell'IS. Soprattutto le dimensioni che potrebbe prendere una guerra tra sciiti e sanniti e le potenzialità di una guerra per procura che l'Arabia Saudita potrebbe condurre contro l'Iran. Ci si chiede anche che fine faranno i negoziati, le trattative tra gli Stati Uniti e gli stessi Iran, che la prossima settimana dovrebbero vedere finalmente una conclusione, e soprattutto quale ruolo deciderà di giocare la Russia, che potrebbe più essere interessata a mantenere alta la posta del conflitto per un ritorno di un prezzo del petrolio che ritorna a salire. Vediamo le quotazioni del WTI, perché si riporta a $51 in 4 giorni, il maggior rialzo dal settembre del 2009. Cosa dicono gli analisti qui a Wall Street? Che sarà una corsa, un rally di breve termine, perché rimangono e permangono le ragioni strutturali, ovvero un eccesso di offerta rispetto alla domanda. È vero che lo Yemen non è un grande produttore di petrolio, circa 300.000 barili al giorno, è vero anche che però si trova su una tratta importante dove passano circa 3 o 4 milioni di barili. È vero anche che quando si muove l'Arabia Saudita è il primo produttore mondiale di petrolio, quindi chiaramente l'attenzione è massima. L'Arabia Saudita potrebbe anche decidere, Dario, di aumentare la produzione proprio per colpire l'Iran con un prezzo del petrolio più basso. Tra l'altro il Fondo Monetario Internazionale in una nota sottolinea come sia troppo presto per dire quale sarà l'impatto nel medio-lungo termine delle tensioni geopolitiche per l'appunto in corso in Yemen. E in tutto questo, Silvia, mi pare che il dato sul mercato del lavoro di oggi a Wall Street, che è un dato positivo, sia stato completamente bypassato, no? Quindi Wall Street per il momento sembra vincere su ottimo dato occupazione. Attenzione massima sui dati macroeconomici, Dario, visto che la Fed ha detto che agirà proprio in base a come si muoverà l'economia. I sussidi alla disoccupazione sono scesi di altre 9.000 unità, quindi confermano lo stato di salute positivo e che si marcia verso la piena occupazione. Oggi positivo è stato anche il dato PMI sui servizi, che è salito ai massimi da settembre. L'attenzione a questo punto è su domani, la terza lettura del PIL del quarto trimestre, perché la domanda che si fanno gli operatori a Wall Street è se davvero l'economia statunitense è pronta ad un rialzo dei tassi. Tante colombe all'interno della Fed, tra queste Charles Evans, che dice che è troppo presto per alzare i tassi, manca un ingrediente fondamentale che è l'inflazione, nonostante il dato positivo di 2 giorni fa. Sentite. Per ora non c'è fretta, dobbiamo bene monitorare la situazione economica, sostenere un trend positivo di crescita ed essere fiduciosi sul fatto che l'inflazione comincerà a salire fino al nostro obiettivo del 2%, ma prima di avere questa fiducia dobbiamo vedere un'altra tranche di dati che confermino che l'inflazione salirà. Ci troviamo in un ambiente pieno di sfide, con l'inflazione vicina allo zero, questo a causa dei bassi prezzi dell'energia e dei prezzi di importazione. C'è molta incertezze, quindi serve più tempo per prendere decisioni sulla politica monetaria. La domanda dunque è se la Fed agirà perché davvero i fondamentali sono più forti, oppure per evitare malcondotte sul mercato che gonfiano i prezzi di alcune asset class, come ad esempio la biotecnologia. Come, quando alzerà i tassi la Fed, quali impatti? Il premio Nobel all'economia Robert Spence, che è stato intervistato proprio al Salone del Risparmio da voi. Penso che la risposta a questo sia quasi certamente che la Fed inizierà ad alzare i tassi di interesse, e l'opinione è divisa tra giugno e settembre come date, ma è quasi certo che lo faranno molto lentamente e lo faranno in maniera molto attenta.
seguendo quindi la ripresa dell'economia americana molto da vicino. Indipendentemente da quando inizieranno, ci si potrà aspettare un periodo lungo di tassi bassi e alla luce della mancanza di inflazione quasi ovunque, penso che ci si possa aspettare un tasso basso anche a lungo termine, quindi rendimenti bassi. E primavera dunque sarà sui mercati, Dario, la risposta arriverà tra poche settimane, si inizierà con le trimestrali l'8 aprile Alcoa e qui le previsioni ancora una volta per gli utili sono a ribasso. Abbiamo tempo per discuterne, Silvia, prima c'è Pasqua, grazie, ci risentiamo domani. Buon lavoro. Grazie Silvia Berzoni. E intanto, come dicevamo Ambrosetti, però anche all'interno della Federal Reserve mi sembra che dalle dichiarazioni non ci sia una linea precisa, perché abbiamo ascoltato sul nostro canale Ballard, Lockhart, Evans, tutti i membri della Federal Reserve e nessuno ha una linea univoca su quando questi tassi verranno rialzati. Noi abbiamo l'impressione che la Federal Reserve, che è costretta a dire quello che deve dire pubblico, malceli un problema. Oggi alzare i tassi americani, indipendentemente da quello che succederà sui tassi euro, significa portare il vantaggio a investire in obbligazioni americane a livelli così tanto alti che il dollaro si apprezzerebbe oltre misura e questo sarebbe un grosso problema per l'economia americana. Quindi secondo noi è parzialmente vero che il ciclo economico americano, rappresentato i suoi parametri, andamento del lavoro, inflazione eccetera, che spiegherà cosa farà la Fed. La Fed sta guardando molto cosa succede ai tassi in Europa e se staranno a lungo bassi questi difficilmente si potrà permettere di alzare i suoi. Le faccio l'ultima domanda al volo. In un report recente delle scorse ore JP Morgan sottolineava come nelle borse europee, nelle azioni europee ci sia ancora il 40% di valore, di upside rispetto ai peers americani. È d'accordo che il valore stia nel continente e non negli Stati Uniti? Adesso sì, assolutamente. Dico solo un dato: la borsa europea rappresentata dall'indice rosso 50 capitalizza oggi 3600 punti, 15 anni fa nel 2000 ne capitalizzava 5500, che è quel famoso 40%, quindi direi che ci siamo proprio. Riccardo Ambrosetti, Ambrosetti Asset Management, arrivederci alla prossima occasione, grazie. Grazie, arrivederci. Fine prima parte di report, tra poco riapriamo e parliamo anche dei casi di giornata Piazza Affari, a tra poco.